E adesso vi parliamo di questa storia, abbastanza inguaiata, che riguarda Veronica Ursida e Giovanni Longobardi del Trono Over di Uomini e Donne. Oggettivamente mi sembra evidente che la storia sta assumendo contorni poco chiari. Almeno per quanto mi riguarda. Sono sincera, l'ho scritti asi tempi e lo ribadisco ora. Io non vidi in Giovanni Longobardi e Veronica Ursida i presupposti per uscire insieme. Insomma, non mi sembrava che fossero così tanto innamorati. Ma questa ovviamente è una scelta loro. Quello che ha fatto strano durante l'estate è stato il fatto che veramente non si capiva se stessero insieme o si lasciassero. Poi sono arrivati ad una settimana dall'inizio della trasmissione e Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati definitivamente, con Deianira Marzano e anche altri, che esplicitamente invitavano a non fidarsi. Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sono toranti insieme. Poi non so cosa sia successo, ma in trasmissione mi pare chiaro che a questo punto non siano stati richiamati a raccontare cosa non fosse funzionato fra di loro. E adesso abbiamo questa segnalazione dell'autorevole sito di blog News UED, che ha ricevuto una segnalazione secondo la quale i due sarebbero stati avvistati di nuovo insieme. Ho visto Giovanni e Veronica uscire insieme da un ristorante a Roma. Credo che con loro ci fosse anche il figlio di lei. Ma non ne sono certo al 100%, sembravano essere tranquilli. Una coppia normale, non abbracciati. Ma sereni. Da questa segnalazione però, levando il fatto che erano insieme, non si capisce anche se lo fossero perché sono tornati insieme, per un chiarimento o altro. Vedremo comunque nelle prossime settimane come andrà a finire. È ovvio che se Veronica Ursida e Giovanni Longobardi decideranno di lasciarsi definitivamente, verranno rinvitati da Maria De Filippi a raccontare la loro fine storia. Oggettivamente sono alquanto incerta io stessa nell'espormi, perché a memoria non ho ricordo di una coppia così ondivaga nelle proprie scelte. E secondo voi? Alla fine fra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi ci sarà il lieto fine, oppure li rivedremo entrambi a Uomini e Donne come corteggiatori?